Ciao Lamberto, benvenuto nel mio salotto, nel mio virtuale studio. Come stai? Tutto bene? Ciao Lena, grazie dell'invito. Bene, e un saluto anche alle amiche e agli amici che si stanno guardando. Tu stai bene? Allora, sì, benissimo. Ho avuto qualche giornata così, con un po' di raffreddore, però è passato ormai. Allora, io vorrei ricordare innanzitutto chi è Lamberto, per chi non lo sapesse, Lamberto è autore di questi due fantastici libri, ve li faccio vedere. Ecco, questo primo e questo è secondo. Si vede bene? Si vede bene, perfetto. Si Sì, abbiamo anche fatto due bellissime interviste con Lamberto che potete vedere sul canale YouTube, noi con Ippocrate Org e anche sul gruppo Facebook. Ecco Lamberto, prima di chiederti come è cambiata la tua vita, diciamo, in questi ultimi anni. A proposito di questi libri, ecco, dopo che li hai scritti, ti volevo chiedere di fare una breve sintesi, diciamo, di ogni volume. Ecco, ti faccio vedere. Questo è L'altra storia d'Italia, 1802-1947. Di cosa Sì. parla questo volume? Velocissimi. Molto in sintesi, si parte Grazie. dal pre-Risorgimento, quindi dal 1802, finisce nel 1947. Viene raccontata la storia d'Italia in un'altra ottica, quindi bisogna fare uno sforzo, azzerare un po' di pregiudizi perché emergono molte menzogne della storia ufficiale. E sono entrambi i volumi documentati, ci sono circa 500 tra immagini e documenti desecretati, e quindi una bella documentazione ricca. Si parla del finto risorgimento, cioè di quello che ci viene imposto da un'elite finanziaria che ci domina indisturbata, quantomeno dai patti segreti di Plombières del 1858 fino ad oggi. Applica per quattro volte uno stesso schema di dominio, lo ripete identico, e quindi nel primo volume si vedono i primi due schemi ripetuti e nel secondo volume i successivi. Vengono probabilmente alla luce tanti eventi diversi da come se li hanno raccontati con tutti i retroscena. È molto scorrevole, credo che piaccia. Quindi, ecco, questi sono entrambi i volumi. Adesso facciamo anche vedere questa immagine, perché se qualcuno volesse acquistarli, può rivolgersi a questo indirizzo email eventi trattino basso rimondigni chiocciolalibero.it. E può avere anche la dedica, giusto? La tua dedica, scrivendo Sì, questa mail. assolutamente. Sì, penso che Perfetto. sia più carino. Ti volevo chiedere, Lamberto, come è cambiata la tua vita? Ecco, cosa è cambiato nella tua vita? Cioè, come si è evoluta la tua vita in questi ultimi anni, da quando hai scritto questi libri? Beh, va detto che intanto i libri non erano nei miei piani, come tu sai bene, e se non c'era Giulietto Chiesa che mi obbligava in un certo senso a farlo, non l'avrei mai fatto. Infatti più volte gli ho proposto di dargli i documenti e lui mi ha sempre detto che era il caso invece che fossi io a farlo direttamente. E così è successo. L'ho fatto un po' a modo mio perché le royalty dei volumi, ovvero il 10%, va in beneficenza. Pensavo di cavarmela con qualche copia venduta, invece pare che ci sia un discreto successo perché sto girando tutta Italia e il 2023 sicuramente è stato un anno inatteso, inaspettato, perché
mal contati, sono più di 60 le presentazioni che ho fatto in giro per l'Italia. Quindi, Complimenti. se possono dare dei numeri, sono circa più di 6.000 le persone a cui ho presentato direttamente i due volumi. E, non è che sia cambiata, magari si è addensata di impegni, perché comunque io vivo di altro, quindi non è questo il mio mestiere, questo la vivo come una missione. Ecco, mettiamola così. Una visione della verità, diciamo, diffondere la verità. Ma sì, penso che sia molto opportuno in tempi come questi che tante persone, possibilmente veramente una massa importante, si sveglia, apra gli occhi, perché quello che ci viene raccontato dai media di regime mainstream è lontano da quello che è la realtà, e conoscere la realtà certamente non è divertente a volte, però. Io ci ho messo tanti anni a raccogliere informazioni, quindi ho diluito nel tempo alcune delusioni, alcuni colpi bassi. È ovvio che quando uno legge un libro si trova davanti agli occhi una serie di informazioni documentate che dimostrano che la nostra storia è molto diversa. Chiaramente, emergendo questa altra storia, si giustificano e si spiegano anche una serie di eventi che oggi risultano chissà perché è successo, come mai, non si trovano mai colpevoli, eccetera. È spiegato in dettaglio. Quindi, affrontando tutti i temi, passando appunto dal finto risorgimento, il ventennio, la resistenza, finta resistenza, la prima repubblica, dimenticavo il finto referendum monarchia-repubblica, dove vinse la monarchia a mani basse. Quindi, la prima repubblica, Moro, la strategia della tensione, il colpo di stato di Mani Pulite del 92, arrivando fino all'operazione Covid. Ovviamente si parla di Ustica e Bologna. Certo, veramente, se posso usare questa parola, tanta roba, ma veramente tanta roba. Sono 1200 pagine in tutto, Sì. poco più direi. Con moltissime immagini anche, Sì. vogliamo dirlo, sì. Ci sono molti documenti del segretario, molte immagini. Esatto. Allora, Lamberto, io ti ho invitato anche perché ho visto un bellissimo video che tu hai fatto, che io vorrei mostrare fra poco, ma In realtà Elena non l'ho fatto io, io sì, l'ho l'hai fatto ricevuto. fare, l'hai chiesto di Sì. farlo, certo. Sì. Ma è molto bello e infatti è anche il motivo di questa breve nostra intervista, uno dei motivi. Perché lì compaiono due persone molto importanti, ma diciamo che commentiamo questo video più tardi, dopo che lo abbiamo visto. Io intanto vorrei dirti una cosa che avevo scritto, mi sono preparata, diciamo, ho scritto questa cosa perché vorrei evitare errori, ma è una cosa molto importante che vorrei dire. Non tanto a proposito di questo video, ma a proposito anche di una persona in particolare che compare in questo video. E volevo che si sapesse il mio pensiero, insomma. Posso leggere? Leggo? Dai, sono curioso. Allora, da quando ero bambina ho sempre pensato che i nostri nomi o cognomi debbano avere un significato specifico o debbano contenere un indizio, qualcosa che riguardi il motivo per il quale siamo qui. Per esempio, indicare il ruolo che andremo a svolgere, il personaggio che avremo interpretato. Ecco perché ho pensato questo, no? Perché, per esempio, la parola persona significa maschera, come una maschera teatrale che si indossa quando si esegue uno spettacolo, no? Teatrale. E quindi ero sempre convinta che fosse così. Ma oggi, dopo tutto quello che è successo ultimamente, sono veramente sicura, certa che
che è proprio così. E adesso vorrei fare qualche esempio. Prendiamo per esempio Conte, in latino comes, che significa compagno, per esempio potrebbe essere compagno di viaggio, quindi con lui magari che ci ha accompagnati per farci entrare in un certo cancello, che ci ha preparati, che ci ha accompagnati, no? Bill Gates. Bill in inglese significa il disegno di legge, ma anche il conto, fattura, il biglietto, oppure mettere in programma. Questa parola ha molti significati, tutti legati al denaro, alla programmazione o pianificazione delle leggi, per esempio, quindi significati abbastanza importanti. E poi abbiamo la parola gates, che significa i cancelli. Chi viaggia con l'aereo lo sa benissimo che per prendere un volo bisogna passare cosiddetto gate, no? Che Sì. ad alcuni di noi in un certo periodo questo è stato proprio impedito per un motivo particolare, diciamo, no? Poi abbiamo speranza, l'uomo che doveva dare la speranza, uomo che doveva annunciare il falso messia, cioè il vaccino che doveva salvare le persone. Invece sta facendo esatto opposto, no? Questo vaccino, questo salvatore, questo falso salvatore. E poi, se proprio vogliamo parlare del significato delle parole, vorrei anche dire una curiosità, che le parole oppositore oppure avversario hanno un ruolo molto molto importante e sono strettamente legate alla parola Satana. Il termine Satana, cioè in ebraico Satan, significa letteralmente oppositore in giudizio e il suo significato sul dizionario italiano è proprio avversario. Quindi colui che si oppone, osteggiatore, aggressore e colui che complotta contro l'altro. Molto interessante questa cosa. Draghi. Che viene da drago oppure dracula, animale dall'aspetto di serpente o di rettile o di pesce immane, con testa di gatto, cane o lupo, ali di pipistrello, zampe di aquila, bocca multilingue che emette fuoco. Una curiosità che in rumeno drac significa il diavolo. Ok, forte. Interessante. Adesso. Forte, forte. Infatti invito a fare un pochino queste ricerche, scavare un pochino. Ecco, poi nella nostra vita, quella mia del mio compagno, compare il cognome Palma, che è Dottor Palma, che per me significa estate, mare, spensieratezza, benessere, serenità, perché si è tuffato in mare in tempesta, che è quella tempesta di Covid, e ci ha tirato fuori da questa tempesta e ci ha portati in salvo su una bellissima spiaggia, no? Con le palme, ecco perché lo vedo così. E poi abbiamo scritto una canzone, infatti anche per lui, che si chiama Doctor in the Sea, perché ci ha salvati da questa tempesta, insomma. Quindi lui, e questa canzone è per lui e per tutti i medici che come lui si sono buttati proprio in quel mare in tempesta senza pensare. E il suo cognome mi dà questa immagine, insomma. Spiaggia, palme, mare, sereno, ecco, serenità. E poi, ecco, questa è una curiosità. Per me veramente, cioè, avevo già un piccolo presentimento, ma dopo, quando ho fatto le ricerche, mi ha fatto molto piacere scoprire che era la mente, è realmente così. Il cognome Rimondini, Rimondini, rimondare,
mondare di nuovo, ripulire. Sì, perché è vero. Lo sapesse, esatto, mondare viene dal latino mundo e significa pulire, in senso figurato, purificare, ed è quello che fai esattamente tu, Lamberto, ripulire questo mondo dalla menzogna, la storia d'Italia dalla menzogna, no? Sì, questo è vero. Vedi? Vedi? Combacia tutto, eh? Vedi? Complimenti. E poi, ultimo nome, ultimo cognome di quale volevo parlare, forse quello più importante, è Chiesa. Come Giulietto Chiesa. Chiesa, cioè riunione di fedeli, questa è la definizione, però in questo caso riunione di fedeli della verità, che la proteggono, che la diffondono, e tutti noi quelli che diffondiamo la verità siamo la Chiesa della verità. E Giulietto ci ha mostrati come si diventa un fedele di questa verità, e come si diventa fedeli anche alla verità, perché non è la stessa cosa, ma sono le cose simili, ma non è la stessa cosa. E per questo motivo io questo Natale vorrei dedicare a lui, perché da lui è iniziato questo, il tuo percorso, anche di questi libri qua, no? Sì, giusto. Esatto. Quindi io per questo lo ringrazio, io ringrazio anche te per questi libri, e se mi permetti adesso vorrei mostrare il video che avete fatto, e dopo lo commentiamo insieme. Va bene? Allora, via con il video. Ad este fideles, leti triumphantes, venite in Betelem. Natum videte, rege mangelorum. Ho detto bellissimo, è un video bellissimo. Il cappellino natalizio. Infatti ti vedo proprio come Babbo Natale. Eccolo che è arrivato Babbo Natale con gli auguri. Beh, il video
è proprio quello lo scopo, no? Di fare gli auguri di Natale. Quindi Cappellino è Sì, proprio bellissimo. è un omaggio a tutte le persone che in qualche modo hanno aiutato la diffusione di questi due volumi. Ringrazio ciascuno personalmente, quindi è stato un anno davvero importante, ciascuno ha fatto la sua parte e tantissime sono appunto state le persone che hanno partecipato alle presentazioni, le ringrazio tutte quante, una per una. È stato emozionante anche perché si sono toccati momenti davvero di apice. Penso appunto al coinvolgimento di Diego Fusaro, del professor D'Adamo, Nino Galloni, Paolo Borgognone, Alessandro Meluzzi, Giudice Palermo, Mohamed Konaré, quindi insomma. Fabio Conditi, è stata una bella esperienza fino adesso. Probabilmente il prossimo anno sarà ancora più impegnativo. E tanti che abbiamo visto nelle immagini sono quelli che materialmente hanno organizzato alcune delle tappe. In ultimo, ricordo sempre Giulietto Chiesa perché è lui l'apice e Ivo Nutarelli che è il solista delle nostre frecce tricolori, quello che appare nell'ultima immagine, forse tanti non lo ricordano, ma è Ivo che lancia l'allarme 7300 mentre è di pattuglia nel corridoio Ambra 13. E quando viene abbattuto o cade l'aereo 19 di Ustica. È il 27 giugno 1980, Ivo lancia l'allarme 7300, lo ripeto, che in codice NATO significa allarme rosso, battaglia aerea in corso. Morirà il 28 agosto 1988 a seguito del sabotaggio del suo aereo durante la parata Ramstein. Muoiono 70 persone, 450 feriti. Ustica e Bologna rivendicano verità. A Bologna ci sono 86 morti, non 85. C'è Ustica, ci sono 14 persone che si sono suicidate, fra virgolette, a seguito di Ustica perché non sono arrivate a testimoniare a processo. Ci sono due giornalisti che sono rimasti vittime anch'essi perché stavano indagando sui collegamenti tra Ustica e Bologna e quindi è una importante pagina, sono tante importanti pagine della nostra storia collegate che chiedono ancora verità. Esatto. E io a questo punto vorrei invitarvi, ecco, vi faccio vedere di nuovo così, ecco, questi fantastici volumi. Io vorrei invitarvi di farvi questo Natale un bellissimo regalo, quello di verità e di consapevolezza. È importante veramente sapere la verità su queste cose. Si inizia da questo, si parte da questo e poi non ci fermeremo. Noi non ci fermeremo, la verità deve uscire fuori tutta e non solo su questi fatti scritti in questi libri, ma su tutto quanto. Assolutamente. E se noi saremo sempre una squadra come quella che abbiamo visto nel video e saremo sempre di più, sicuramente riusciremo a farcela. Quindi, se volete farvi questo regalo in questo Natale, oppure volete fare un regalo a qualcuno che volete bene e gli volete regalare un po' di consapevolezza. Ecco, questo è il momento giusto. Qua avete tutte le modalità
per poter anche avere la dedica diretta di Lamberto, direttamente da Lamberto. Se volete potete anche commentare sotto questo video e vi metteremo in contatto con Lamberto, vi diamo le modalità anche come avere il libro e come avere la dedica. E quindi questo è il mio augurio, ecco, anche di questo Natale. Regaliamoci un po' di consapevolezza, un po' di verità. Sì, è fondamentale, infatti. Lamberto, vuoi dire qualcosa prima che chiudiamo? Beh, sicuramente un augurio di buon Natale a tutti e anche e soprattutto di buon 2024, perché è alle porte, sarà un anno indubbiamente per tutti impegnativo. Un abbraccio a tutti e spero che ci sia occasione di incontrarci nelle presentazioni dei due volumi, che è un'occasione sempre piacevole perché si crea un rapporto umano particolare e quindi grazie a tutti. Se volete seguire Lamberto, ecco, queste sono modalità, quindi YouTube, Facebook, poi hai anche Instagram e anche Telegram, giusto? Sì. E se volete organizzare anche un evento, se volete invitare Lamberto per una conferenza, l'indirizzo email è questo qua, potete scrivere lì e sarete guidati, insomma, come farlo. Quindi io ti ringrazio Lamberto, ti auguro veramente buone feste, auguro anche tutti quanti che ci hanno ascoltato buone feste e noi ci vedremo alla prossima intervista nostra e sicuramente ci vedremo prima, ecco, però sì. Però molto molto volentieri faremo fra poco, magari, ecco, dopo le feste faremo un'altra intervista per sapere come è andata questa consapevolezza festiva, ecco. Volentieri, grazie Elena, grazie dell'invito e ancora un abbraccio a tutti quanti. Grazie a te, Lamberto. Buone feste a tutti. Ciao.